giapponesi sono da sempre innovatori nella pesca e lo sono anche nel cercare dei nuovi stili di pesca. Molto spesso queste tecniche nuove portate nel nostro mare si rivelano assolutamente performanti, tanto quanto in Giappone. Una di queste tecniche completamente nuova è la pesca cosiddetta tenia. La pesca denominata tenia è praticamente un misto tra la pesca con una esca naturale e la pesca con una testa di cippio. In parole povere, si mette un gambero fresco su questa testa di jig e poi si pesca come se fosse un jig, facendolo saltellare sul fondo. La cosa che è molto importante in questa tecnica è avere una canna con un'azione molto particolare, perché l'attacco del pesce alla tenia è anche sì particolare, non è un attacco brutale, ma un attacco in cui il pesce tende più a risucchiare il gambero e si sente mano a mano aumentare il peso sulla canna. L'attacco non è brutale, quindi richiede una canna che abbia delle caratteristiche di sensibilità e di azioni importanti, anche perché non dimenticatevi che pescando con la tenia si può anche prendere pesci che possono arrivare a superare anche 10 kg, quindi ci vuole una canna molto leggera, molto sensibile, ma enormemente resistente. La Shimano ha sviluppato questa attrezzo nella gamma Yasei. Come sapete, Yasei è una gamma di canne che Shimano dedica specificatamente alle azioni, sono disegnate per un tipo, una tecnica specifica di pesca. In questo caso la Yasei Tenia è indirizzato alla pesca della tenia. Quali sono le caratteristiche di questa canna? Innanzitutto vedete prima di tutto la bellissima finitura. Questa è una canna di disegno originale giapponese, quindi ne vedete qui i caratteri distintivi, i caratteri kanji. È una canna realizzata in carbonio HPC ad alta pressione, HPC 100, quindi estremamente resistente, oltretutto usando anche le famose biofibre. Gli anelli sono il meglio che c'è oggi in commercio, parliamo dei Fuji Alconite serie K. Sono anelli che evitano gli imbrogli o gli agganci del filo intorno, data questa loro forma un po' sfuggente. Perché usiamo questi anelli? Perché la pesca della tenia viene fatta soprattutto con fili trecciati molto fini e quindi è importante non avere degli arricciamenti. Ecco, la tenia ha una caratteristica di azione molto particolare, il suo segreto è tutto nel cimino. Come vedete, il cimino è tutto tubolare, con un'azione estremamente sensibile all'inizio ma molto progressiva dopo. Infatti questa parte del cimino serve ad avere una detezione chiara della boccata, ma la parte dietro molto potente serve alla ferrata e per dover anche fronteggiare pesci che possono, ripeto, arrivare anche a superare 10 kg. Sembra quasi assurdo dover dire che una cannina così esile e così estremamente leggera sia in grado di tirar fuori dei dentici da oltre 10 kg, ma io l'ho visto fare personalmente degli ingegneri giapponesi e la cosa mi ha lasciato alquanto esterrefatto. Devo dire comunque che sono cannine che danno un piacere di pesca enorme, perché sono veramente divertenti da usare. Disponibile in due azioni, 5-12 e 12-25, queste sono azioni tipicamente giapponesi. Se volete capire il peso a cui corrispondono, dovete moltiplicare per 3.75. In pratica la più leggera va dai 18 ai 45 grammi come peso della testa piombata, la più potente da 45 a 95 grammi.